Cari amiche e cari amici, continuiamo le nostre conversazioni con Roberto Pecchioli, che svolge da anni l'attività di pubblicista, collabora con tante testate giornalistiche, associazioni, ha fatto molte conferenze anche a livello internazionale, ha partecipato a meeting, trasmissioni televisive, radiofoniche. Autore di tantissimi saggi, è stato tra i primi in Italia a far conoscere il pensiero della quarta teoria politica di Dugin, che gli ha fatto i complimenti proprio per il suo lavoro. Quindi un autore degno di rispetto che ci onora poi della presenza sul Decimo d'Oro Interviste. I suoi saggi già ne ho parlato qualche volta, poi più là li presenteremo proprio uno per uno perché vale la pena. Però c'è l'ultimo saggio. Innanzitutto, scusi, buongiorno Roberto Picchioli. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Buongiorno. Ecco, se ce l'ha a portata di mano il suo saggio, sì, lo facciamo vedere. Et voilà, volontà d'impotenza. Già il titolo è bellissimo. E c'è proprio lo spirito ironico che avete saputo riconoscere in queste video interviste con Roberto Pecchioli, che devo dire che è uno degli intervistati che mi mette il più a mio agio, cioè con lui mi sento proprio libero anche di dire qualche battuta, qualche cosa che con altri non farei, perché uomo di straordinaria cultura, ma di attenzione. Tanta straordinaria umiltà. Poi finiamo qui, se no sembra uno spottone. Va bene così. Allora, Quanto questo ti può libro pagare per questa questo libro veramente va letto. È uscito un paio di settimane fa e non ne ho parlato proprio perché volevo leggerlo prima. E non solo lo presentiamo, ma lo presentiamo anche in più video perché veramente vale la pena di essere letto questo libro. Perché dà una panoramica talmente ampia e lucida e anche lineare di non solo il periodo che stiamo vivendo, ma anche di in che garbuglio e labirinto ci siamo infilati per arrivare a questa situazione. Dunque, volontà di impotenza. Già il titolo è molto divertente. Volontà di potenza, spero sappiate tutti che è un'espressione usata da Nietzsche per la prima volta in Così parlò Zarathustra. E Nietzsche voleva indicare la volontà che vuole se stessa, che si esprime come tensione impersonale e indirizzata al continuo superamento e rinnovamento di sé. E allora, caro Roberto Pecchioli, perché questo titolo? Perché intitola il suo saggio Volontà di impotenza? Prego. esattamente, perché credo che ci troviamo in un tornante della storia e della vicenda della nostra cultura, come dire, esattamente contrario, specularmente contrario a Nietzsche e ai momenti e alle motivazioni che gli fecero usare quel termine. Come diceva lei, volontà di potenza, Wille zur Macht, è un'espressione che intende un superamento di sé, una volontà comunque di vincere delle battaglie intanto su se stessi e di condurre se stessi e la propria civiltà verso le mete più elevate. Al contrario, noi ci troviamo in una situazione, dicevo, specularmente opposta. Ci troviamo cioè in una sconcertante volontà di impotenza, ossia la nostra cultura, la civiltà europea e poi occidentale è entrata ormai nella sua fase terminale in cui, anziché ostentare potenza, vive di impotenza. E quindi vivere di impotenza significa poi morire, significa chiudere, no? La lunga millenaria stagione di quella civiltà. Impotenza nel senso proprio che tutte le ragioni, giuste o meno giuste, e tutte le idee e tutti i principi guida di una cultura, di una grande civiltà, non solo vengono revocati in dubbio, ma vengono addirittura cancellati con una ostinata volontà, perché poi c'è una volontà.
solo che una volontà negativa, è appunto una volontà di impotenza. Addirittura io ho, credo, ho immaginato questo libro come una forma di autopsia, in quanto ritengo che questa civiltà sia ormai un cadavere e quindi non c'è neppure da, come dire, tentare la defibrillazione, di tentare, come dire, la respirazione artificiale. Si tratta di capire che cosa è successo e di spiegarlo in una modalità che io ho chiamato Via Crucis, attraverso 14 capitoli, quindi 14 come le stazioni della Via Crucis. Il problema, appunto, è che al termine della Via Crucis ci fu il Calvario, non ci fu altro, anche se naturalmente da un punto di vista invece cristiano ci fu una morte che preluse a una resurrezione. A una resurrezione sotto altre forme della nostra civiltà noi aspiriamo e a quella in qualche modo lavoriamo, ma non possiamo, a mio avviso, condurre nessuna battaglia se non abbiamo chiari i motivi, il senso, il significato di tutto quello che è successo, cioè se non percorriamo con grande forza morale, perché ce ne vuole davvero molta, queste 14 stazioni di una Via Crucis che io ho cercato con le mie forze di interpretare e di rendere per iscritto. Non sento. Ecco, sì. Allora, dicevo, noi abbiamo vissuto su due mondi, come se avessimo vissuto due realtà differenti, le realtà della nostra giovinezza e quella di oggi, che non è un semplice amarcord perché abbiamo lei i capelli bianchi e io la barba bianca, non è assolutamente questo. È proprio la constatazione di una realtà che, tra l'altro, in un video recente parlavo proprio anche dei giovani di adesso e dicevo che ci sarà molta differenza tra i giovani che hanno vissuto la realtà pre-lockdown e hanno visto quel tipo di realtà e quelli che invece nascono oggi e cresceranno dunque in questo tipo di realtà anticristica abominevole. E quindi il suo libro è, da una parte l'ho trovato veramente affascinante, dall'altra parte inquietante, proprio perché, ecco, la Via Crucis e il Calvario, perché veramente quello che stiamo vivendo è qualcosa che storicamente non si è mai verificato. E quindi chi come noi ha visto anche un altro tipo di mondo, un altro tipo di vita, un altro tipo di relazioni, non può restare che colpito dalla realtà così oggi, come oggi ce la stanno imponendo nei fatti, e non può restare anche colpito dalla volontà di impotenza da questo saggio, perché abbraccia un po' tutta il nostro percorso, delle nostre generazioni, ed è anche una luce per comprendere la realtà delle generazioni di adesso. Ecco, noi abbiamo registrato un incontro precedente che è andato molto bene riguardo a Spengler e al tramonto dell'Occidente. Lei cita Spengler nel suo libro, ovviamente era impossibile non farlo, insieme a Emil Cioran, e riporta una frase di Cioran che mi ha colpito molto e che adesso vado a leggere. La frase è questa: il vuoto dell'Europa dà la vertigine, è presente in me e la sua presenza mi lega all'Europa. In quale parte del mondo potrei trovare un abisso così visibile, così generoso, una tristezza così liberale e un tale sperpero del nulla? Mamma mia, che potenza queste parole, oh. Sperpero del nulla, mamma mia, che vertigine veramente. Ecco, se può approfondire questo concetto.
Tanto Cioran era non un pessimista ma un nichilista. Dunque, quello che vedeva, nonostante lo colpisse e io credo lo atterrisse, era però in fondo l'animo suo, era qualche cosa che egli sentiva dentro e che in qualche modo lo attraeva. Noi non ci sentiamo al contrario attratti da questo vuoto, da questo sperpero del nulla. Anzi, siamo assolutamente atterriti dal fatto che quel percorso, Cioran scriveva queste cose 50 anni fa, si è compiuto e che la piccola propaggine dell'Asia, che chiamiamo Europa, e che si è distinta dall'Asia da almeno 25 secoli, creando una specifica civiltà, esportandola nel mondo, è ormai in una fase terminale e vive una e vive, come dire, un nichilismo gaio in cui allegramente aspetta la morte, chiamandola progresso, in una prospettiva, in una dimensione priva di obiettivi storici. E quindi non possiamo altro che sostituire il presente con le fotografie del passato, perché sono le uniche che abbiano un senso, anzi, sono le uniche che ci restituiscano un'immagine, perché un'immagine del presente ci mostrerebbe un grigio tendente al nero. Per molti motivi. Uno è che ci stiamo confrontando con un nuovo totalitarismo assai temibile, questa ideologia liquida, polimorfa, che oltrepassa le tradizionali frontiere ideologiche, quindi un mostro che ha una vita propria, che è dedito sostanzialmente, prevalentemente alla cancellazione della cultura di origine e della memoria. Cancellare la cultura, cancellare la memoria significa poi fondamentalmente cancellare se stessi, diventare afasici, non avere più parola, non avere più logos. E non ci sono più neanche desideri, è un mondo ormai senza desideri. E finiamo in qualche modo per sgranare uno strano rosario che è un'infezione, che ha penetrato le civiltà occidentali e, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, con un moto uniformemente accelerato che è diventato assolutamente intensissimo dal 2020. Mi viene in mente il francese Paul Virilio quando chiamava questo nostro tempo dromocrazia, il potere della velocità. In questo tempo la velocità è una velocità nella involuzione, una velocità nella caduta. 2020 in cui sono accaduti una serie di fatti concomitanti, intanto il coronavirus, il progetto sinistro del grande reset e poi l'enorme strumentalizzazione mediatica mondiale del caso Floyd, il nero americano che venne ucciso da un poliziotto a Minneapolis. Tutto questo nell'ambito, così apparentemente e inizialmente, di una operazione politica volta a cancellare in America l'anomalia Trump con tutti i mezzi. Ma in realtà il grande virus che sta decimando la nostra società è per l'appunto la grande cancellazione, questa volontà di impotenza. È quindi come se un virus sconosciuto fosse stato inoculato in ciascuno di noi o nel corpo inesistente e mistico della nostra cultura per distruggerla. Un'operazione che naturalmente ha avuto bisogno di tempi lunghi, che ha avuto bisogno di fasi, di passaggi, ma che ora è entrata nel suo, come dire, nel rettilineo terminale. Qualcosa che spinge alla grande cancellazione e quindi alla tabula rasa, una tabula rasa che intanto, appunto, impressa quella accelerazione da 2020 e dai fatti che vi sono accadute, ma impressa anche, e da tempo, dall'inverno demografico, dal fatto appunto che gli uomini e le donne della civiltà europea e occidentale
sembrano davvero voler scomparire anche per cancellazione biologica. Ma una cancellazione biologica non nasce da sola, è il momento finale di una negazione del futuro e di una negazione del mondo in cui si è. Sappiamo tutti il vecchio motto latino, primum vivere e poi eventualmente fare filosofia. Ma se non viviamo, se questa, come io sono certo e convinto, quelle che noi rappresentiamo sono le ultime generazioni dell'Occidente e della civiltà europea e bianca, e beh, questa, ditemi voi, se non è volontà di impotenza, ditemi che cos'è. Addirittura esistono dei movimenti, sia pure ancora abbastanza marginali, che invocano l'estinzione della specie umana in nome della natura, degli oltraggi all'ambiente. Altri, più semplicemente, vivono nel loro piccolo pezzettino, nel loro angolo di egoismo, credendo, così facendo, di godersi la vita, questo strano concetto. Godersi la vita, che poi significa vivere nella irresponsabilità verso se stessi, verso gli altri, verso la propria gente. Ed è una forma particolare della vecchia sindrome, conosciuta sindrome di Peter Pan, ossia Peter Pan non voleva diventare grande. Beh, tutta la nostra civiltà non vuole diventare grande. E insieme con la sindrome di Peter Pan, vive anche, soffre anche della sindrome di Stoccolma, cioè in qualche modo, della simpatia per il proprio assassino, per il proprio torturatore, per il proprio nemico. E lo vediamo proprio in questi giorni in cui persino un evento sportivo, i campionati europei di calcio, sono, a mio avviso, sporcati dall'attitudine di alcuni a inginocchiarsi, cioè questo inginocchiarsi, che è un gesto simbolico tra i più potenti, tra i più importanti e tra i più gravi che l'essere umano possa fare, gravi nel senso che ci si inginocchia in genere soltanto alla divinità, soltanto a qualche cosa che è davvero più grande di noi. E oggi noi ci inginocchiamo a uno strano e assolutamente malinteso antirazzismo, che è quello di una civiltà morta, di una civiltà che odia se stessa e che ha quindi ha sostituito la vecchia volontà di vivere, Wille zur Leben, che espresse filosoficamente all'inizio del suo percorso intellettuale Schopenhauer, e la trasforma in non volontà, noluntas, un'altra categoria schopenhaueriana, cioè non volontà, un percorso opposto a quello che ha la civiltà occidentale, che ha con altra dignità e con ben altro spessore culturale, ha invece un importante radicamento in alcune civiltà orientali. La volontà di potenza è qualcosa che ci porta ad andare oltre, a trascendere. La volontà di impotenza, ovviamente, è il contrario. Quindi non solo non abbiamo più la volontà di espanderci, ma neppure di conservare quello che abbiamo. Quindi, come si dice, perso il frutto, stiamo ormai spendendo gli ultimi spiccioli del capitale. In una realtà nella quale abbiamo questa formattazione generale, reset, in nome di una nuova dittatura globale che ha messo insieme, ha proprio inglobato altre dittature che stavano già avanzando, la dittatura finanziaria, quella tecnologica, adesso c'è quella sanitaria, tutte insieme stanno costruendo una dittatura della sorveglianza che ci ha sostanzialmente ridotto ad animali e ha innescato un terribile processo di cesura, di chiusura rispetto a tutto ciò che era e che un grande poeta francese di inizio Novecento chiamava Paul Éluard il duro desiderio di vivere, di durare, che è poi l'istinto
dell'uomo e quindi delle civiltà. Anche questo istinto è stato in qualche maniera assolutamente obliterato. È un naufragio, una tabula rasa di una civiltà che non ha più i penati, non li trasmette più. Io spesso faccio l'esempio dell'Eneide, il suo eroe Enea, che parte sconfitto, parte da Troia distrutta, da Troia sconfitta, ma porta con sé qualcosa, porta con sé due persone e una cosa, un simbolo. Le due persone sono il vecchio padre, che si carica sulle spalle, e il figlioletto che accompagna per mano, mentre nell'altra mano tiene i penati, ossia il simbolo della famiglia, il simbolo della tradizione, il simbolo della continuità. Questi penati sono stati uccisi, sono stati cacciati, il vecchio padre Anchise è stato seppellito, anzi è stato abbandonato, assolutamente insepolto, come è capitato purtroppo a tanti morti nella prima parte del 2020 coronavirus. Quanto ai figli, sappiamo che questa civiltà non li vuole e non ne vuole. E quindi quel verso assolutamente grande dell'Eneide, antiquam exquirite matrem, cercate l'antica madre, non significa più nulla. Io credo che gli studenti di oggi, se ancora lo studiano, lo considerino assolutamente incomprensibile, non ne colgano assolutamente l'importanza e la grandezza. Da tutto questo l'Occidente, terra del tramonto, Spengler, ha tratto una forma terribile che abbiamo chiamato volontà di impotenza, ma che è quella di avere ucciso contemporaneamente il padre, Freud, ma anche la madre, perché naturalmente sono le grandi figure archetipiche della nostra civiltà, come il guerriero, come il sacerdote, come il filosofo, e ha messo sul trono il mercante e l'esperto, cioè il possessore di un sapere minimo, strumentale, settoriale, tecnico, rispetto a un pezzetto di conoscenza sempre più piccolo. E questo lo capì per primo Ortega y Gasset, che disse e scrisse parole durissime contro la dittatura degli esperti che egli già 70-80 anni fa intuiva. Quindi un grande, terribile messaggio nichilista che io ho cercato di rendere attraverso un verso bellissimo, un paio di versi bellissimi ma assolutamente drammatici di un grande poeta spagnolo, Antonio Machado. Caminante, son tu sueglias el camino in aramas. Caminante, no hai camino, se hace camino all'andar. Cioè, viandante, sono le tue impronte il cammino e niente più. Non c'è cammino, il cammino si fa andando. Cioè, non esiste più il passato, ma fondamentalmente neanche il futuro. Esiste soltanto il presente. Quindi l'orizzonte dell'Occidente terminale si è rinchiuso, si è assolutamente ristretto in una maniera incredibile in una società preda di un altro sentimento incredibile e del tutto nuovo, l'odio di sé, che alcuni grandi intellettuali, penso a Roger Scruton, penso al francese vivente Alain Finkielkraut, hanno chiamato oicofobia. Oicofobia sì, adesso dire... poi ne parliamo di questo. No, però è molto interessante, ma lei ci sta parlando, ci sta facendo volare alto parlando di analisi del nichilismo molto molto elevata. Io non mi chiudo adesso il collegamento, mi dia l'opportunità di dire questa cosa. Allora, qui a Roma c'è una delle sculture, sono delle sculture. E ce n'è stata una scolpita in blocco di pietra in questi giorni che è stata messa a Trastevere. È un progetto che si chiama Piazze Romane, l'installazione temporanea di alcune sculture patrocinate proprio dal municipio, che saranno rimosse primi di settembre, quindi in partita. Perché le sto parlando di porchetta, mi scusi tanto, ripeto, non mi chiuda
Skype in faccia, per cortesia. No, perché stavo riflettendo adesso seriamente che quando veramente non c'è più nulla per cui lottare, si lotta per il nulla. Bella sta frase, mi è venuta bene questa frase. E quindi, perché sto dicendo questo? Perché questa porchetta, grandezza naturale in pietra, fatta da un giovane studente messa lì provvisoriamente, ha suscitato delle proteste enormi, hanno bloccato la piazza, no? Da parte degli animalisti. E allora, quando si arriva ad investire le proprie energie per un ideale, ma non si può chiamare ideale, per un motivo così stupido, così banale, così idiota, ebbene questo veramente significa che l'intera società è stata ingoiata da quel deserto che avanzava e che Nietzsche, dal quale Nietzsche ci aveva messo in guardia. Il deserto avanza, guai chi coltiva in sé dei deserti. Queste persone non hanno fatto altro che coltivare in sé dei deserti, se la loro lotta si dirige verso una porchetta di pietra messa lì per un paio di mesi. No, è che la loro lotta si dirige contro l'uomo, nel senso che nel momento in cui si mettono sullo stesso piano tutti i viventi, ovviamente si fa, come dire, si destituisce l'uomo. Quindi, se la porchetta è un'orribile cosa perché è un cibo il cui, diciamo, che nasce dall'uccisione di un maiale o di una porcellina, e beh, evidentemente questa è una orribile porcheria, perché l'uomo non aveva e non ha il diritto di, non dico di dominare, ma neppure di avere un rapporto forte con la natura. A questo punto forse dovrebbero impedire ai leoni o alle tigri o ai lupi di essere carnivori, perché la cosa incredibile di questa sottocultura o di questa subcultura è di non rendersi neppure conto dell'immensità delle contraddizioni di cui si nutre, ed è certamente un elemento assolutamente interno a quella volontà di impotenza di cui parlavamo. Sì. Ma è così, io ci ho scherzato sopra, ma è così. Io ricordo qualche anno fa in alcuni raid israeliani contro i palestinesi, era già morto qualche centinaio di bambini e gli animalisti protestavano per che si salvasse un orso in qualche parco nazionale sul nord. E veramente sono tutti segni dell'assurdità che stiamo vivendo. Ma torniamo al libro. E come vedete, amici, vale proprio la pena di entrare proprio e proprio tuffarsi nel questa volontà di impotenza. Allora, Parigi 2013, entra un uomo nella cattedrale e improvvisamente si sente questo rimbombo nella cattedrale parigina di Notre Dame di un colpo di pistola che quest'uomo si spara alla tempia. Ovviamente il panico, si pensa che sia uno squilibrato, di un gesto inconsulto, come ce ne stanno tanti, e invece poi si scopre che non è affatto uno squilibrato, ma è una persona molto equilibrata, non solo, ma anche di grande cultura. E Dominique Venner, uno storico e saggista francese che scelte questa forma di suicidio proprio come gesto estremo di ribellione nei confronti proprio del nichilismo e quindi della progressiva scomparsa dei valori europei, e quindi lascia questo che adesso vado a leggervi, che è stato l'ultimo scritto di quello che giustamente lei definisce nel libro Samurai d'Occidente, e lascia queste parole: io mi do la morte al fine di risvegliare le coscienze assopite, mi ribello contro la fatalità del destino, insorgo contro i veleni dell'anima, contro gli invasivi desideri individuali che stanno distruggendo tutti i nostri ancoraggi identitari. Prima su tutti, la famiglia, intimo fondamento della nostra civiltà millenaria. Ecco,
ci sarebbe veramente c'è da riflettere moltissimo. Innanzitutto ci sono delle analogie, anche se è tutt'altra storia, tutt'altro contesto culturale, con il suicidio di Yukio Mishima, che tra l'altro scolpì il suo corpo per tanti anni in palestra, proprio per attuare questa forma di ribellione estrema che era comune forse nell'antichità, ad esempio tra gli stoici, così, ma che poi soprattutto nella civiltà cristiana ha perso di ogni, diciamo, dignità. Eppure, probabilmente, almeno questo è il mio parere, che so che può essere molto discutibile, e Vinieri dà dignità proprio a questo atto estremo, nel tentativo di far capire l'assurdità in cui era il 2013. Che tra l'altro, se non sbaglio, è stato pure l'anno delle elezioni del Bergoglio, ma non mi vorrei sbagliare. Tra l'altro, è proprio stata l'accelerazione, perché mentre il processo di disgregazione. Credo fosse il 2014, Bergoglio. Quello che era successo nella società, quel processo di disgregazione che era iniziato da anni, l'accelerazione l'ha presa proprio con il papato di Bergoglio. E quindi ecco, lei analizza un vocabolo che è stato proprio coniato dal filosofo Roger Scruton, che lei accennava prima, nel 2004, cioè oicofobia, ossia l'esigenza di denigrare i costumi, la cultura e le istituzioni che sono identificabili come nostri. Questa è una cosa veramente, signor Roberto, che non riesco proprio a digerire, come si sia arrivata a tanta spietatezza contro noi stessi alla fine, perché questo è il punto. Questo non è il suicidio nobile di un Mishima o di un Venier, ma una forma autodistruttiva, autolesionista in tutti i sensi, di una società che ormai neanche fa più figli, questa la dice lunga. Ecco, perché quasi tutto l'Occidente è diventato oicofobo? Prego. Diventato oicofobo evidentemente perché non ama più la sua casa, perché quella casa è stata e viene descritta come la sentina di ogni male del mondo. Questo naturalmente non ci deve però portare allo stesso gesto di Venner, noi di cui riconosciamo la grande dignità e il grande valore morale. Tuttavia, per combattere qualche cosa occorre innanzitutto essere vivi. A meno di non avere la convinzione o la speranza che davvero quel gesto estremo possa smuovere i cuori, cosa che Certo. disgraziatamente non è e non è stata. Certo. L'oicofobia è figlia di una serie di fenomeni che tutti insieme concorrono ad essa. Il politicamente corretto, che abbiamo analizzato in altre occasioni, cioè il cambiare i significati delle parole affinché i nostri occhi vedano, affinché le nostre parole siano diverse da quello che vedono i nostri occhi, il pacifismo in belle, non esiste una civiltà che non abbia la forza, la volontà, il desiderio quantomeno di difendersi dai propri nemici, io non dico di attaccarli e di conquistarli, ma quantomeno di difendere se stessa dai propri nemici. Evidentemente è una civiltà finita. E poi il disprezzo per il padre, quindi il disprezzo per l'autorità, il disprezzo per quello che è stato prima di noi, il disprezzo persino per chi ci ha generato, quindi un disprezzo per il fatto di essere al mondo, poi fondamentalmente. Un certo femminismo violento, antimaschile, rancoroso, la teoria del gender, quindi l'affermazione che non esiste un dato naturale, non esiste un dato biologico, esistono soltanto dati di cultura, l'omosessualismo, la guerra contro il principio di autorità, dicevamo, l'avvento di pseudoscienze come la psicoanalisi che ci è ritornata come un boomerang dall'America dopo che nacque in Austria nella temperie di fine impero e che il cui scopo è fondamentalmente di attribuire tutti i comportamenti umani agli istinti, alle pulsioni più basse e più infere, quindi negando all'essere umano
quella nobiltà e quella grandezza che insieme con tutti i suoi difetti e tutti i suoi limiti ha però fatto dell'uomo la creatura più importante, almeno tra quelle che conosciamo. E poi il ruolo delle ideologie materialiste. In questo marxismo e liberalismo, anche in questo, sono fratelli. La Cina ce lo insegna. Lo insegna la Cina, ma lo insegna oggi l'Occidente, perché fondamentalmente noi siamo retti dal liberismo economico, ma da una forma di marxismo culturale assolutamente singolare. Addirittura poi un ecologismo che si è spostato, come lei giustamente osservava nel fenomeno della statua, che si è spostato dalla giusta e nobile e legittima attenzione al futuro del pianeta, al futuro dei viventi e quindi anche al futuro dell'uomo, a una ideologia antiumana, cioè all'antispecismo, cioè a mettere ogni essere vivente sullo stesso piano. Poi c'è il transumanesimo, ossia quell'ideologia che aspira ad andare oltre l'uomo per ibridazione, ossia aspira a farlo diventare una parte, un pezzo staccato della macchina. Fino alle forme più paradossali di egalitarismo, al tramonto assoluto della trascendenza, di ogni spiritualità, non voglio dire soltanto di ogni religione o confessione rivelata o istituzionalizzata, ma a una incredibile oblio della spiritualità e della trascendenza, che ha peraltro probabilmente qualche eccezione e qualche lodevole momento invece di differenziazione, ma vedremo. Quindi tutto questo e altro ancora sono diventate il pensiero dominante dell'Occidente. Quell'Occidente impregnato di illuminismo che però poi nega in radice la stessa ragione che era il simbolo dell'illuminismo, perché dalla ragione stiamo oggi passando a una irrazionalità, a un irrazionalismo incredibile. E tra l'altro a una strana situazione in cui ogni dissenso, ogni comportamento, condotta che non è conforme ai canoni voluti da costoro, non è più solo dissenso, non è più soltanto opposizione, ma è fobia. Ora, fobia vuol dire paura, ma vuol dire comunque malattia. Qual è la differenza allora con il peggio dell'Unione Sovietica che arrestava, incarcerava i dissidenti, li mandava in manicomio come psicopatici? Ma a questo punto tutti noi che parliamo, io e lei siamo due psicopatici. Dunque, io credo che sulla base, ecco, in conseguenza del percorso logico della volontà di impotenza, anche noi dovremmo essere rieducati e prima di tutto sottoposti a delle energiche cure, a degli energici trattamenti sanitari, cosa che mi sembra stia già capitando sì, purtroppo. In alcuni campi. Quindi l'odio di sé a questo punto diventa la logica elementare conseguenza di tutta una serie di stazioni, di tutta una serie di condotte, di idee che hanno decostruito, cioè distrutto, il tessuto connettivo di una civiltà che ha come minimo 30 secoli. Senta, la mia domanda che le faccio adesso si presta a far rivedere la copertina del libro nuovamente. Guardate che io lo faccio con tutto il cuore questo spot, perché se può far rivedere il libro per cortesia, perché vale la pena. Cioè, certo non ci troverete dentro la porchetta, sì, va bene così, si vede perfettamente, non ci troverete dentro la porchetta, ma vedete quanti spunti ci sono. Noi stiamo parlando di spunti, poi il contenuto del libro segue una progressione con una lucidità, una profondità, insomma, veramente lo dovete leggere. E a proposito,
ricordate, volontà di impotenza, e giochiamo un po', arrivato a questo punto, signor Roberto, con le parole. Il suo libro si chiama Volontà di impotenza, un paragrafo si intitola Impotenza dell'uomo, onnipotenza della macchina, e a questo punto le chiedo, l'uomo è diventato impotente rispetto alla onnipotenza della macchina, perché? Sì, questo fu compreso per primi da alcuni intellettuali, soprattutto tedeschi, Gunther Anders, che scrisse il famoso L'uomo è antiquato, Heidegger e Hannah Arendt e altri. Sì, l'uomo è impotente rispetto all'onnipotenza della macchina perché il suo cervello, perché le sue facoltà sono incomparabilmente più modeste, più piccole rispetto alla macchina. Quella macchina che diventa perturbante, per usare una espressione freudiana, un Heimlich, in tedesco rende meglio, come dire, che si allontana da casa, un Heimlich, che non è qualche cosa che sta dentro la casa, che non sta dentro di noi. Quindi la tecnica, la macchina, che in qualche modo diventa l'altro assoluto e che quindi impaurisce, ma nello stesso tempo affascina. Tanto è vero che noi oggi abbiamo sulla questione della tecnica il punto critico, la curvatura etica e antropologica e persino ontologica di quello che sta accadendo. Ad esempio, l'importanza crescente dell'intelligenza artificiale, la capacità dell'uomo di dare degli ordini alla macchina e fare in modo che gli ordini successivi siano dati direttamente dalla macchina ad altre macchine attraverso una branca della scienza che si chiama cibernetica. Tutto questo cambia profondamente, naturalmente, la visione di se stesso che ha l'uomo, specialmente dell'uomo occidentale, che della tecnica è stato ed è il maggior inventore, è colui che più avanti si è portato nell'importanza della tecnica. Ma questo atto di offrire alla tecnica, di offrire alla macchina, di offrire alla scienza tutte le facoltà che erano invece dell'uomo, fa sì che conoscere non sia più un atto e un atto umano, perché la scienza apparteneva, dice Heidegger, all'ambito della morale, perché agire è seguire un pensiero. Quindi la morale, lo scrisse uno scrittore svizzero del Novecento, appartiene al campo della scienza. Questo non è più vero, la scienza va per conto suo, è assolutamente estranea alla morale, all'etica e a qualunque giudizio che non sia in qualche modo strumentale. E strumentale a che cosa? All'interesse economico che si può trarre e alla capacità di dominio che la scienza, la tecnica e la macchina possono fornire sull'uomo. E questo mi sembra che noi lo vediamo in una maniera assolutamente lampante proprio negli ultimi anni e persino negli ultimi mesi. Ad esempio, certo, la stessa composizione dei più importanti segnano un grandissimo scarto logico rispetto al passato, ossia non hanno più come principio quello di inoculare nel corpo il principio attivo di una malattia per consentire al nostro apparato immunologico di reagire e in qualche modo quindi difendersi dal male, ma è una tecnica, una vera e propria tecnica, quindi va a interferire con il genoma, quindi con la parte più intima e più profonda della nostra essenza fisiologica, chissà, forse anche non solo fisiologica, senza sapere, certamente non da parte nostra, che cosa potrà succedere. Io ipotizzo, non ho naturalmente nessuna prova di questo, ma ipotizzo che chi ha costruito questi qualche idea sui fenomeni a lungo termine che produrranno, qualche idea ce l'ha,
Certamente. Sicuramente, ma io sono sicuro che già l'hanno spiegato. Non nomini più la parola, dica punturina eventualmente, perché sennò il riconoscimento vocale ci becca. Io sono sicuro che già li hanno sperimentati in qualche parte, o in Africa, oppure in accordo con il governo cinese. Io sono strasicuro di questo, che non è vero che non si sa cosa fanno, anche perché c'è l'agenda di Davos poi a un certo punto. Tornando, no, l'ho interrotto, volevo finire, no, perché io ho paura del riconoscimento vocale quando si nomina troppo di frequente. Ha ragione. A distanza Marco. Ravvicinata, infatti, in genere parliamo di punturine, di elisir della lunga vita, di influenza globale. Utilizziamo un Questo po'. dimostra ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori, che in gran parte già lo sanno, quale libertà ci lascia questo sistema. Questo mamma mia. è uno dei sistemi più profondamente, intimamente illiberali Mamma che mia. siano mai stati creati, perché naturalmente si basa sul contrario, no? Si basa sul bispensiero, su una lingua che oppone, che ribalta. No, non, questa è la conclusione. Vado avanti. Allora, volontà di impotenza. Perfino i titoli dei capitoli, dei paragrafi che ha scelto sono nulla fatto così in maniera superficiale, molto molto accurata, e suscitano anche immagini molto intense. In un capitolo lei riprende una definizione di Lukács, noto storico, filosofo ungherese, marxista, studioso della psicanalisi, che per primo negli anni 20 formulò il concetto di coscienza di classe e parlò della scuola di Francoforte, definendola Francoforte Grand Hotel Abisso, e mai definizione, a mio parere, fu più calzante di questa. Lei la sceglie addirittura come titolo di un capitolo nel quale affronta proprio il tema della famosissima e nefanda scuola di Francoforte, sottolineo il nefanda. Ecco, perché secondo lei l'influenza della scuola di Francoforte fu enorme proprio nel determinare la decadenza e la distruzione della civiltà europea? Cosa che, tra l'altro, siccome io faccio una rubrica fissa con Don Curzio, e nomina spessissimo proprio questo fatto della scuola di Francoforte proprio come un elemento propulsivo per la decadenza dell'Occidente. Ecco, mi dia la sua opinione su questo, grazie. Tanto Lukács la sapeva lunga, perché non era soltanto uno psicanalista, un filosofo, era anche un uomo di punta dell'internazionale comunista, che anzi seguì le vicende della nascita della scuola di Francoforte dall'interno e come rappresentante proprio dell'internazionale comunista. Quindi egli capiva, come dire, dove si andava a parare. Naturalmente, essendo comunque una persona seria, essendo comunque un comunista serio, capiva che questi signori, questi intellettualoni, questi professoroni, stavano consumando, come scrisse lui, una rivoluzione, una loro strana rivoluzione tra pasti eccellenti e intrattenimenti artistici. Stavano cioè allontanandosi, dal suo punto di vista di marxista, da quello che era il marxismo classico, dal desiderio del marxismo di riformulare l'umanità a partire dai rapporti economici. L'intuizione nefanda, come giustamente dice lei, dei francofortesi, cioè di quel gruppo di intellettuali capitanato da Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, altro psicanalista, Friedrich Pollock, che era soprattutto un economista, e altri. Ecco, la grande intuizione fu sganciare il marxismo dal collettivismo comunista. I francofortesi capirono che l'ambizione, almeno in Europa e nel mondo avanzato, quindi anche negli Stati Uniti, l'ambizione degli operai non era quella di fare la rivoluzione, ma in qualche modo di diventare borghesi, migliorare la propria condizione economica. Da
Dunque, essi diventavano a loro volta una classe conservatrice, una classe da combattere in qualche maniera. Cosa pensò la scuola di Francoforte? La liberazione deve essere un fatto individuale, la dimensione collettiva si deve sfarinare, deve stare sullo sfondo di un soggettivismo estremo, e quindi la critica della società capitalistica non si limita all'aspetto economico e di dominio sociale del capitalismo, ma avanza verso una censura implacabile di tutta l'intera civiltà europea e occidentale. Hanno preso Freud e lo hanno innestato nel marxismo, tanto è vero che qualche volta si parla anche di freudo-marxismo, questo attraverso la mediazione appunto di Erich Fromm, che era uno di loro, e hanno orientato anche l'economia attraverso l'opera di Pollock, negando importanza o negando centralità all'elemento della proprietà pubblica dei beni di produzione, dei mezzi di produzione. Una volta installatosi in Germania il nazismo, hanno dovuto allontanarsi e il loro destino è stato quello di diventare professori nelle grandi università americane. Noi sappiamo che le università americane sono private, dunque la parte più elevata, più pensante del capitalismo americano capiva che i francofortesi potevano essere suoi alleati per distruggere tutto ciò che si opponeva alla dominazione assoluta del capitale attraverso la distruzione di tutte le identità, quindi le identità nazionali, le identità spirituali, l'autorità dei padri, della religione e ogni altra, e quindi li ha messi in cattedra molto semplicemente. Il risultato è stato una serie di libri e una serie di narrazioni che hanno la personalità autoritaria, per esempio, opera collettanea di Adorno, Horkheimer e altri, in cui si afferma che il nemico è una specie di fascismo eterno, simile all'urfascismo che anni dopo esprimerà Umberto Eco, e quindi la categoria di fascismo diventa la categoria dell'autorità e quindi la categoria del male. Ecco perché poi oggi qualunque cosa non piaccia a questi signori diventa fascismo, no? Io credo persino una costipazione può diventare fascismo, perché è un fastidio. Però, ecco, tutte queste cose, tutti questi meccanismi che hanno improntato e improntano la nostra vita quotidiana, qualcuno l'ha inventati, qualcuno li ha intuiti, qualcuno è riuscito a imporli, come i libri più noti, più popolari degli anni 60, invece di Herbert Marcuse, L'uomo ha una dimensione. Quindi la sessualità che diventava l'elemento fondante della liberazione e la scelta di non avere come alleati gli operai o le classi subalterne delle società avanzate, ma i dannati della terra, intesi come tutti i vari dominati della Certo. storia, a partire dalle donne, quindi un innesto con un certo femminismo, e poi gli immigrati, e poi gli omosessuali, e avanti così. Questo è il Grand Hotel Abisso. Non a caso poi è stato la scuola di Francoforte, in particolare Marcuse, uno dei grandi ispiratori della rivoluzione sessuale. Prima di lui erano arrivati autentici pazzi, Wilhelm Reich, per esempio, ma Certo. Wilhelm Reich poteva essere anche considerato un pazzo, Marcuse no, Marcuse godeva di un prestigio straordinario.
risultato è stata la destituzione del padre. Noi ricordiamo, lo sappiamo tutti, che il nemico principale dello spirito del 68 è stato l'autorità e in particolare il padre, lo abbiamo Certo. detto in un'altra Sì, occasione. ne abbiamo parlato a lungo, sì. La giovinezza come categoria dello spirito, non come appartenenza momentanea, naturalmente, a una generazione. Quindi ecco cosa è stato il Grand Hotel Abisso e cosa è stata, molto sinteticamente, la scuola di Francoforte. Finirei ricordando, giusto per dare un ulteriore segnale contro questi signi, contro queste personalità, che nella parte iniziale delle loro carriere, come abbiamo detto, sono stati funzionali e interni alla logica del comunismo, e forse qualcuno di loro addirittura agente del comunismo internazionale. Nella fase successiva sono stati agenti dell'imperialismo americano, del capitalismo, addirittura uomini di fiducia dell'OSS, che era la CIA di quegli anni. Questo Certo. per chiudere. E Marcuse, oltretutto, ricordo quando ero ragazzo, sembrava destinato proprio all'immortalità, cioè sembrava uno dei grandi, adesso i giovani neanche l'hanno mai sentito nominare. Il problema è che sì, non l'hanno sentito nominare, ma si comportano Eh esattamente sì, come diceva lui. purtroppo sì, purtroppo sì. Allora, l'ultima domanda le faccio. Volevo fare questa presentazione del libro. Poi, quando mi sono messo a leggere, ho visto che è talmente ricco questo libro che non si poteva fare solo brevemente. Questi sono tutti spunti che troverete approfonditi poi nel libro. C'è anche un capitolo intitolato La cultura del piagnisteo, dove Roberto Vecchioli fa un attacco frontale proprio agli Stati Uniti. Sono rimasto molto colpito, veramente, dalla maestria, posso dire proprio così, senza, perché lei si muove veramente tra argomenti diversi, con estrema scioltezza, lucidità. LSD, la musica rock, l'arte pop, gli argomenti trattati sono veramente tanti. Tutto il capitolo qui può essere, credo, riassunto in una citazione che è sempre contenuta nel suo libro di Louis-Auguste Rouget, un filosofo francese. Negli anni 30 scriveva: «La civiltà americana, così ricca di beni materiali, è profondamente inestetica. Dalle sue origini puritane, scusate, delle sue origini puritane, ha mantenuto l'indifferenza alla bellezza. In 3 secoli l'America non è riuscita a fondare una scuola d'arte originale. Ha ricalcato, ingrandendoli con il pantografo, i modelli che le proponeva la vecchia Europa». Si potrebbe dire una definizione cinica, ma invece è proprio la realtà. Ecco, quali sono gli elementi, secondo lei, degli Stati Uniti? Le chiedo ovviamente i principali, perché se no l'elenco. Andiamo avanti a 3 ore. Ecco, quali sono gli elementi culturali degli Stati Uniti che hanno contribuito maggiormente alla devastazione, alla disintegrazione della cultura europea? Prego. Intanto, come intuiva Rouget, appunto, questa assoluta indifferenza per la bellezza. Il mondo americano ama la grandezza, ama la fama, ma disprezza assolutamente la bellezza, così come disprezza e assolutamente non capisce, ad esempio, la profondità. Anche le arti che in qualche modo sono di origine americana, perché dopo Rouget ovviamente il mondo è andato avanti, cioè indietro, ma l'espressionismo astratto è americano, ma l'espressionismo astratto è una creazione della CIA che per timore del realismo socialista mette sugli altari, con l'aiuto economico dei mercanti d'arte, dei giornalisti specializzati, degli artisti la cui capacità è di lanciare quasi a caso il pennello lungo una tela e addirittura delle secchiate. E naturalmente quell'espressionismo, che dovrebbe essere concreto, perché espressione è qualche cosa, diventa astratto. Arte,
ho creatività e anche Andy Warhol, questo americano, profondamente americano, che dice tutti, tutti nella nostra civiltà, nella nostra cultura hanno diritto a un quarto d'ora di celebrità, un quarto d'ora, non di più. E la più grande delle sue espressioni artistiche è una scatola di pelati o di conserve dell'azienda Campbell, riprodotta diciamo quasi compulsivamente. Dunque, appunto, disprezzo per la bellezza, disprezzo per l'arte. Riduzionismo, per gli americani tutto ciò che eccede una pagina è troppo. Anche la Divina Commedia, anche il Corano, anche il Vangelo dovrebbe poter essere ridotto a poche righe e poter così essere offerto al pubblico. Quindi riduzionismo vuol dire naturalmente odiare la profondità e chiedere, anzi proprio imporre alle persone di non approfondire mai nulla. Offrono già il bignami, no? Offrono, oggi si chiama il tutorial. Poi c'è il tecnicismo, il fatto che ogni problema viene ridotto alla sua dimensione materiale, strumentale e tecnica. La convinzione millenaristica, tra l'altro, è profondamente razzista, per usare il loro linguaggio, che ciò che va bene all'America deve andare bene ovunque. E questa è una forma terribile di colonialismo, del quale tra l'altro siamo profondamente affetti, perché il colonialismo americano è assolutamente drammatico. Poi c'è, più recente, nel momento in cui nella società americana diventa centrale il concetto della razza, sappiamo che gli americani bianchi hanno cacciato i nativi americani e spesso li hanno sterminati, hanno portato in America schiavi dall'Africa e poi le grandi migrazioni successive. Quindi il problema razziale per lungo tempo negato e poi oggi la riduzione di tutto a razza. Oggi sembra che non ci sia più l'umanità, ma la razza, il colore a cui si appartiene. Poi c'è il rifiuto dell'Europa. Non è vero che l'Europa che l'America è l'Europa trasferita dall'altro lato dell'Atlantico, per molti motivi, il principale dei quali è che chi fin dall'inizio e quegli europei che andarono in America ci andarono, se non in odio all'Europa o all'Inghilterra, che è la loro patria, come i puritani inglesi delle origini, ma ci andarono dovendosene andare, dovendo fuggire dalla povertà, e quindi con un carico comunque di rancori, con un carico anche giustificato di diffidenze nei confronti delle loro culture di origine. Quindi dicevamo, mancanza di profondità, solo estensione, relativismo morale, che poi diventa assolutamente, come dire, una merce indispensabile in una nazione che non è tale, che è soltanto il luogo dove convive una quantità sterminata di genti diverse, e poi naturalmente la massificazione. Insieme con la massificazione il presentismo, il culto del presente, che è diventato disgraziatamente una delle caratteristiche più brutte, più drammatiche di questo nostro tempo. Quindi, voglio dire, questo non significa anti-americanismo, come dire, insensato o estremistico. Non si può odiare un popolo. Non si odiano le popolazioni che lo compongono. Oltretutto milioni di americani sono di origine italiana e addirittura almeno 200 milioni di origine europea, lontana o meno lontana. Ma si tratta di riconoscere delle differenze, delle distinzioni e delle incompatibilità che dovrebbero renderci molto più sospettosi nei confronti di questa colonizzazione. E che è uno degli elementi centrali di quella volontà di impotenza, che è, lo abbiamo detto in un'altra occasione, è il mal francese, ma trasferito in America e da lì riesportato. E una caratteristica della dissoluzione, l'aggiungo io, che è stata importata la volgarità.
che per me è tra quelle che mi colpisce di più, cioè proprio all'ennesima potenza. È un altro elemento tipico del modo americano di essere, che loro considerano come, ecco, essere la, come un aspetto di un loro egalitarismo, di non dar peso, come dire, alle forme. Questo lo capì per primo Tocqueville nell'Ottocento. Quindi certo, anche in questo caso noi non scopriamo nulla, naturalmente. La cosa drammatica è che ci siamo in qualche modo difesi per un lungo periodo da tutto ciò. Oggi abbiamo ceduto le armi, appunto, e questa impotenza minaccia di essere e sarà la tomba della nostra, della parte finale della nostra. Purtroppo è così. Va bene, allora se vuol mostrare come saluto finale il suo libro un'ultima volta. Io lo mostro, però a questo punto credo che la Felipe manderà una fattura enorme che dovrò pagare con un libro chiedendo un prestito. Volontà di impotenza. No, a parte dico agli amici, guardate che se ho insistito così e tra l'altro continueremo a parlarne, è proprio perché vale la pena, se no avrei fatto in una puntata anche molto più breve. Vale la pena, un libro intensissimo, assolutamente da leggere. Bene, grazie Roberto Pecchioli, grazie anche agli amici che ci hanno pazientemente ascoltato, ma vedo che i suoi video vanno molto bene e quindi ci ascoltano con molto piacere in realtà. Allora, vabbè, se vuole fare un saluto finale. Naturalmente saluto e ringrazio, ma innanzitutto a questo punto devo ringraziare lei per l'eccesso di lodi. Fortunatamente non si vede il rossore, ma insomma, diciamo che... Grazie. Però sono meritate, perché poi chi mi segue lo sa che io non è che faccio con tutti, se insistessi con tutti così, e quindi sanno che se lo faccio c'è un motivo, insomma. Perché... Appunto, nei saluti c'è il ringraziamento e c'è questa, come dire, questo accorato messaggio, questo lavorare per gli altri nella speranza che qualcuno ascolti, che è davvero l'unico vero applauso, ecco, che... al quale aspiriamo, credo anche lei. Bravo, grazie Roberto Pecchioli, grazie tante, ci rivedremo alla prossima puntata, un pollice su per il mio lavoro e sempre, ma dico sempre, incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosi.